Buongiorno da Austin, South by Southwest, anche oggi qui per raccontarvi quello che ci ha colpito di più. A me ha colpito moltissimo oggi l'esperienza di Ryan Leslie, un rapper americano che ha deciso di bypassare le major e le case discografiche e crearsi la sua audience, il suo pubblico. Come ha fatto? Lui ha studiato da solo e utilizzando sistemi già esistenti, piattaforme già esistenti come Twilio o tante altre, ha creato la sua audience perfetta, per cui ha un rapporto veramente one-to-one, uno ad uno con ogni suo singolo fan. Perché il concetto è molto semplice e matematico. Lui prima per guadagnare prendeva una piccolissima percentuale di royalties sulla parte dei dischi venduti. E allora si è detto, ma se io dessi il disco io direttamente alla persona, quindi se non ci fossero più altri distributori, quanto potrei guadagnare? E ha scoperto che potrei guadagnare il prezzo praticamente intero del CD. Da lì ha cominciato a costruirsi un network immenso di contatti con le quali gestisce una relazione personale fino ad arrivare oggi a dire che i contatti sono la mia nuova moneta. Perché? Perché innanzitutto li ha segmentato e ha trovato chi sono i suoi fan più sfegatati che spenderebbero magari 10 o 20 volte i soldi per un album perché gli manda la copia autografata, ma soprattutto perché ha creato una rete di relazioni, per cui vuole girare un video a New York, chiamerà Beppe, che è uno dei suoi fan, per chiedergli la mano e Beppe sarà felicissimo e estremamente orgoglioso di dare a casa sua al suo artista preferito. È molto interessante perché l'idea di avere dei fan che diventano quasi dei tuoi collaboratori, dei quali ti puoi avvalere, quindi un networking sofisticato, è lo stesso concetto che ha colpito me, che riguarda invece la gestione dei brand. Sostanzialmente la riflessione di partenza è molto più economico, inserire i tuoi consumatori in un percorso di cosiddetta retention, quindi coccolarli, mantenerli, quindi mantenere un cliente acquisito che non conquistarne uno nuovo. Conquistarne uno nuovo costa di più. Questa non è una grande novità, la novità è che la tecnologia oggi ci consente di gestire questo percorso di retention in una maniera molto evoluta. La tecnologia ci consente di avere tante informazioni su quelle che sono i nostri clienti e gestire la relazione con loro in una maniera molto puntuale. Quindi diciamo, se far seguire alla spedizione d'acquisto un contatto che è pertinente, è rilevante, è un follow-up che interessa la persona, non è una semplice pubblicità, non è interruption marketing, per tornare agli esempi di questi giorni, ma è un dire alla persona qualcosa di rilevante, è l'esempio evidente di come la tecnologia possa costruire una relazione con le persone. È molto interessante l'esempio che è stato citato di Land Rover, che ha realizzato una piattaforma divisa per parole chiave che aggregava automaticamente i tweet delle persone abbinate magari a delle foto, delle esperienze con la loro macchina e le aggregava per parola chiave, quindi di fatto era un vero e proprio storytelling, altro termine di cui si parla tanto oggi, evoluto, ragionato, che consentiva a tutti di raccogliere informazioni sull'auto attraverso una serie di parole chiave con l'esperienza delle persone che di fatto sono i consumatori, quindi mantenere i consumatori coinvolgendoli nella storia del brand. Eh sì, proprio il one-to-one è una cosa fondamentale. Cito a chiusura un ultimo dato: il 40% dei biglietti dei concerti che non vengono venduti, non vengono venduti ai fan perché i fan non sanno che il loro artista preferito è in città. Proprio perché, cioè, pensare che postare sulla fanpage di Facebook o di Twitter sia sufficiente non lo è, e tante volte è proprio solo la comunicazione uno a uno, che è quella che in questi due casi che abbiamo citato regna sovrana, a far sì che ci sia la massima soddisfazione da parte di tutti.